Siamo ai piedi di Cecilia Metella, il grande mausoleo che connota appunto questo tratto della via Appia, e qui possiamo vedere molto bene come si inserisce la grande struttura costituita dai Caetani fra 1301 e 1302. Un complesso palaziale molto importante, uno dei palazzi medievali meglio conservati e più rilevanti di tutta Roma. È un complesso appunto che si inserisce proprio a cavallo dell'Appia e che in qualche modo blocca e controlla l'Appia, con connotati proprio di feudalità. Del resto Bonifacio VIII, il Papa che ha promosso questa costruzione, viene considerato l'ultimo dei papi feudatari del Medioevo. Eccoci all'interno del Palazzo dei Caetani. Un palazzo di rilievo che si costituiva di tre piani, un primo magazzino qui a piano terra, il piano nobile, potete ancora vedere il piano nobile caratterizzato da queste eleganti bifore e da tracce di affresco, quindi possiamo immaginare un piano completamente affrescato, molto probabilmente, in questo grandissimo salone che era proprio la sala di rappresentanza del palazzo, dove si tenevano le udienze e dove il nipote e lo stesso Bonifacio VIII appunto ricevevano i propri ospiti. Al di là di quella porta che si vede ancora, c'erano invece gli spazi privati, gli spazi destinati alla famiglia.